Bene, puntualissimi. Oggi siamo con il maestro Lorenzo Cannelli. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. E parleremo della creazione musicale e dall'idea alla creazione musicale. Oggi ricordo che è il quinto ed ultimo appuntamento di questa nostra serie di appuntamenti per la formazione professionale. Ricordo per chi volesse di andare sul nostro canale YouTube per poter vedere quelli passati e quelli che pubblicheremo in futuro. Ora condivido un attimo la presentazione per vedere un attimo i nostri studi. Arrivo subito. Eccoci qua. Ecco qua. Allora, questo è il nostro logo. Tu, Lorenzo, non sei mai stato qua nei nostri locali. Ancora no. Ancora no, spero che avrai quanto prima un momento di tempo per farci una presenza, per venire a vedere insomma i nostri studi. E le ricordo che questo è un progetto Well3 che è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, e anche questi webinar, questa formazione, visto il momento di pandemia, ci hanno visto causa, forza maggiore di cercare di fare qualcosa di costruttivo. Un attimo solo che cerco di far entrare gli ultimi. Quindi dicevo grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio che riusciamo a fare questi webinar e abbiamo anche realizzato le nostre sale. Come dicevo, oggi appuntamento con Lorenzo Cannelli, maestro, polistrumentista, come vedete, conosciutissimo e grande professionista. E allora, questa è la nostra sala prove, che è una sala prove di 35 metri quadrati, trattata acusticamente. E abbiamo messo all'interno alcuni strumenti base, diciamo la batteria, una tastiera digitale, degli amplificatori, una chitarra, basso, chitarra acustica, dei microfoni, cuffie, spie, monitor, tutto quello che serve, mixer per poter provare. Questa è una stanza invece dedicata alla registrazione. E sono circa 10 metri quadrati e la scorsa 2 settimane fa abbiamo fatto una registrazione con un ragazzo che suonava la batteria, e quindi vedete, questo è sono gli spazi che occupa lo strumento all'interno della sala. Questa è invece la sala regia, dove sono adesso al momento io. Come vedete, si può vedere il mixer che abbiamo in dotazione qua negli studi, che è un Midas MV32, a cui abbiamo dedicato i primi due webinar della serie, con Michele Fiorucci, fonico di Città di Castello. E vedete che sono collegati con le due stanze: quella più chiara è la stanza di registrazione, quella rossa è la stanza di sala musica, sala prove. Questi sono tutti i vari webinar che abbiamo organizzato fino adesso. Lascio un attimo questi qui, che sono i nostri riferimenti per chi volesse la mappa per trovarci, che siamo in via delle Salesiani a Gualdo Tadino, il nostro canale YouTube, Facebook e Instagram, la nostra mail. Ricordo che è possibile riprendere a utilizzare gli studi, anche se in maniera ridotta, con numero ridotto di persone che possono frequentare. Ovviamente al momento siamo con una persona per volta. Comunque, chi volesse può venire a trovarci. Lascio la parola. A questo punto ho detto tutto, interrompo la mia condivisione dello schermo, lascio la parola al maestro Lorenzo e buon proseguimento a tutti. Grazie Marco. Allora, no, vedo che qualcuno mi lampeggia connessione all'audio. Non so se ci sono problemi. No, No, io ti sento bene. ok. No, vedevo che c'era scritto connessione all'audio in corso su qualche nome che Ah, lampeggia. il loro, sì, il Sì, loro, sì. ma Va bene.
Allora, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ecco, io sono Lorenzo Cannelli, tanto qualcuno di voi già mi conosce. Mio padre ha insegnato, penso, metà di vita al liceo Ligualdo, è andato in pensione quest'anno, quindi molti di voi forse ancora lo avranno conosciuto perché fino a settembre c'era. E ecco, io non ho intrapreso la strada di mio padre. Cioè, ho intrapreso sempre una strada artistica, ma di altro tipo, quindi con la musica e ecco, piano piano, quindi studiando soprattutto, perché questo è il grande problema dei giorni di oggi, che tutti pensano che la teoria del tutto subito, insomma, è un sogno che non esiste, perché per fare le cose bene bisogna anche un po' faticare, no? E studiare bene. Questo su tutti i campi, se si fa nella musica, se si è strumentisti, se si scrive, se si fa rap, trap o qualsiasi genere, insomma, bisogna conoscere perché il livello poi nel mondo oggi è molto alto, non siamo più negli anni 60 e quindi le cose bisogna, insomma, bisogna approfondirle. Allora, detto questo, non avete già letto chi voleva il mio percorso di studi. E io lavoro sia nella musica classica che nella musica leggera, quindi come arrangiatore, come autore, no, autore un po' meno. Più che altro mi capita spesso di musicare dei testi e quindi come compositore, appunto. E poi anche come arrangiatore finale, cioè do la veste finale a un brano. Quindi mi è capitato molte volte che mi sia arrivato un brano che magari aveva un potenziale, ma non era. Diciamo, non aveva il vestito giusto, oppure era una bozza così, e quindi io ho dovuto trasformarlo. Poi vediamo insieme. Ecco, io pens ho pensato anche con Marco di dividere questo webinar in due parti. La prima parlando proprio della composizione, della scrittura dei brani, e ovviamente. Con il tempo che abbiamo faremo un po' un'infarinatura generale di tutto, vi farò sentire alcuni esempi anche presi da autori, insomma, cantanti di adesso. E poi la seconda parte magari vi spiego più, vi faccio vedere che cos'è un arrangiamento, cioè si parte da un brano magari chitarra e voce che avete in testa e poi però arriviamo a dargli una veste finale. Allora, intanto Marco più volte mi ha chiesto questi giorni, si parte prima dal testo o dalla melodia? Ecco, questa è una cosa che tante volte mi è stata chiesta. Si può partire da entrambi. Allora, io preferisco partire da una melodia perché poi, diciamo, il testo lo fai, diciamo, su misura, lo crei su misura. Quindi tra le due cose forse partire da una melodia è più facile, però la maggior parte delle volte in realtà ci troviamo davanti a un testo da musicare. E quindi, ecco, la cosa difficile del musicare un testo già scritto è che spesso magari questi testi vengono scritti da persone che hanno la vena poetica, ma non pensano che magari questo testo deve diventare un brano poi, oppure lo pensano ma dicono vabbè, poi ci pensa l'aggiusti te. Però ogni tanto si fa una grande fatica perché spesso, soprattutto ora che non c'è più l'idea che c'era nell'Ottocento, anche fino a metà Novecento della metrica, quindi che si scrivevano, no, le quartine endecasillabe, cioè quelle cose che ci si dava un ritmo, non è che erano stupidi gli antichi, cioè la musica antica, la poesia antica, i greci, era strettamente connessa alla musica, per questo anche tutta la Divina Commedia, c'ha il suo ritmo, e quello è la grandezza dei nostri antenati, che oggi abbiamo un po' perso. Ecco, dall'altra parte si sono aperte molte più strade, magari di libertà. Perché dice, vabbè, io voglio scrivere quello che mi pare, se voglio scrivere questa frase la scrivo come mi pare, però dopo subentra il problema di adattarla alla musica, perché magari se tu hai fatto un verso con un ritmo, poi dopo ti ritrovi un altro verso che ha, che ne so, due terzi delle parole in più rispetto al primo, come fa il secondo verso a entrare insomma,
nella melodia del primo. Ecco, quindi spesso dobbiamo, che ne so, limare le parole, togliere parole, trovare dei sinonimi. E questo è un grande classico, insomma. E quindi, diciamo, tornando al discorso generale, si può partire sia da un testo sia da una melodia. E ecco, la cosa fondamentale è poi essere coerenti. Questo magari si fa anche in maniera inconscia, no? Perché non è che se scriviamo una canzone che facciamo questo. Cioè, mi dici, ma che stai a fare, no? Cioè, spesso nella musica leggera oggi si trova un giro di accordi, per esempio, questo è un classico giro di tutti i pezzi di adesso, tutti i pezzi trap, tutti uguali, che ancora la gente però insomma, ci crede, tra virgolette, nel senso che ci stanno proponendo la stessa cosa da ormai quasi 10 anni, e però, vabbè, il testo cambia, ma è sempre quello. Questo è tutto, cioè questo è dai Beatles fino adesso è sempre la stessa cosa. Comunque, per dire che per il discorso della coerenza, la cosa più utile è intanto trovare un giro di accordi che si possa poi ripetere, no? Perché se noi facciamo invece un giro che cambia sempre, diamo un'informazione all'ascoltatore che lo disorienta, perché se tu fai... Se cambi 1.000 accordi, dopo un po' uno dice: ma che è sta roba, no? Oppure, se vogliamo fare musica progressive, è un'altra questione, però quello è un tipo di musica basata proprio su questo, cioè sulla difficoltà, ma una coerenza ci deve essere. Ecco, coerenza sia nel testo, perché se inizio a parlare, cioè, adesso mi è venuta in mente questa cosa, che c'è un signore di Città di Castello che mi manda i suoi brani. E praticamente metà del lavoro quest'anno per campare me l'ha dato lui, perché scrive tipo 100 brani alla settimana, però sono veramente delle cose allucinanti perché praticamente inizia a parlare, che ne so, della droga, e poi finisce per parlare dei gattini, cioè cose che posto dico: ma la droga mi sa che ce n'è tanta. Però insomma, ecco, per dire che ci deve essere la coerenza sia nel testo, capiamo di che cosa vogliamo parlare. La cosa più istintiva nella musica dagli antichi è parlare, per esempio, dell'amore, no? L'amore in tante vesti, però se si decide di parlare dell'amore sotto un certo aspetto, il testo deve rispettare un po', ecco, cioè, spesso si trovano testi che partono da un concetto e dico: ma questo che vuol dire, no? Non è scontato. E detto questo, anche la melodia, la musica deve essere coerente, perché appunto non è che si può fare una melodia che cambia sempre ogni verso, se no l'ascoltatore si annoia e soprattutto non capisce che questa è una canzone. Ok? Allora, adesso andando più nel concreto. No, ecco, volevo dirvi anche questo. Nel testo, una cosa che si è persa molto oggi è anche l'attenzione alla lingua, agli accenti. È vero che la trap e tutti i generi, il rap già da tempo, no, ha permesso di entrare nel linguaggio anche termini presi dal quotidiano, parolacce, eccetera, eccetera. Non sto giudicando questo, però spesso si è perso proprio il concetto che la musica, cioè l'accento musicale, deve coincidere con l'accento della parola. E questo spesso ha dato vita a dei testi incomprensibili. Adesso vi faccio sentire l'esempio, per esempio, di un brano di Sanremo, che è questo qui di Random, che adesso, se qualcuno ascolta Random, mi odierà, ma questo credo che sia un esempio di come non si debba musicare un testo, non tutto, eh. Ci sono delle sezioni. Mi sentite se faccio partire? Forse Sì. la testa mia. Sentite, no? Ecco. Vabbè, non sto dicendo l'artista, eh. Però a un certo punto c'è una cosa. Arriva, eh. Eccolo.
paura. Io all'inizio ci ho messo un quarto d'ora a capire che era paura, ma paura, cioè capite che non è bello e non è comprensibile. Per paura, poteva fare per paura, bastava semplicemente spostare, no? Quindi questo era, adesso ci siamo fatti una risata, però succede spesso anche nei testi rap, no? Che tante volte uno dice, ma che ha detto? Non si capisce. Perché se tu sposti l'accento musicale e non lo fai coincidere con quello della parola, ecco, è dura poi. Allora, adesso, andando avanti, se noi abbiamo un'idea musicale, io invito sempre a capire intanto a chi è rivolta, perché appunto al tipo di pubblico. Se c'è un pubblico di ragazzi, io utilizzo un certo linguaggio, no? Adesso spesso troviamo nei testi, che ne so, parole come ti mando un vocale, no? Insomma, come messaggio, cioè che fanno parte di questa nuova generazione, per cui io forse sono già in parte già vecchio, però per dire che appunto bisogna avere chiaro, cioè se io voglio fare un brano rivolto a un pubblico magari più adulto, che ne so, può essere un pubblico che ascolta jazz, musica jazz o blues, no? Che spesso sono ambienti di nicchia fatti di persone magari un po' più su con gli anni. Magari tutti i ragazzi di 15 anni ascoltassero il jazz, però sicuramente ce ne sarà qualcuno anche tra di voi, però diciamo, ecco, a grandi linee, no? Ecco, se io mi metto a parlare nel jazz di messaggio vocale, insomma, non funziona. Quindi bisogna anche avere un po' l'idea di a chi ci stiamo, di chi è il nostro pubblico, e poi ecco qui arrivo all'altra cosa, al genere musicale, perché il genere musicale condiziona sia il testo, sia il procedimento di scrittura, sia la musica. Questo è fondamentale. È vero che la musica non ha generi, e questo ci credo anche io. Non è che possiamo imprigionarla, però in fase proprio di scrittura bisogna avere invece in mente già dove vogliamo andare. Per esempio, il blues, io parto da qui perché il blues è stata un po' la culla della musica leggera nostra, perché appunto la nostra tradizione occidentale viene dall'opera, viene da tutto questo, che poi è finito nel pop, già ancora c'è l'idea, no? Che ne so, Laura Pausini, tutti questi cantanti più pop, no? Melodici, anche vabbè, a parte il neomelodico napoletano, però ecco, si rifanno molto al linguaggio della musica classica in realtà. Invece tutto quello che è rap, hip hop, trap e andando indietro il rock, il blues, vengono tutti dalla musica nera, che non appartiene alla nostra cultura occidentale, cioè europea, viene dall'America, no? Sapete, viene dagli africani che sono stati trapiantati in America. Quindi, diciamo, ci sono diversi modi appunto di scrivere. Adesso vi faccio sentire per esempio un blues. Il blues è un genere un po' particolare perché lascia molto poco spazio, diciamo, alla musica, perché ha una struttura fissa che si ripete sempre uguale. Quindi in realtà la cosa più importante del blues è il testo. È per questo che dal blues si è originato il rap, ok? Perché parla del quotidiano, parla dei problemi che ho, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, questo è un blues. Adesso questo ho preso un meeting, diciamo, del grande B.B. King, che è morto da poco. Qui era insieme ad altri artisti famosi, c'è anche Slash dei Guns N' Roses, no? Adesso vi faccio sentire il brano Thrill Is Gone, che è il suo brano più famoso. Sentirete che si ripete sempre uguale. Finito il giro, ricomincia adesso. Sentite che è la stessa.
cambiano le parole, ma è la stessa cosa. Ok, quindi sentite, è troppo alta la musica quando la metto? Va bene? Ok. Quindi scrivere un brano blues comporta che noi abbiamo una struttura sempre uguale, bisogna conoscere il giro del blues, qualcuno di voi immagino che lo conosca, no? Allora lì diventa fondamentale il testo e come noi adattiamo il testo su questa, su questo giro che però è fisso, ok? Poi invece andando più verso la... Ah, ecco, mi faccio sentire un attimo, questo era un blues tradizionale. Il blues è diventato a un certo punto, è arrivato anche da noi, no? Quindi il grande Lucio Battisti lo ha ripreso, ad esempio così. Motocicletta, 10 HP. Sentite che è la stessa cosa che si ripete. Pa, ba, 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 ba. Tutta comata. Cambia il testo, ma è sempre... Ecco, qui e c'è un cambio. Se dici sì. Da, 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 da. Sentite? La stessa cellula. Per niente da dare, ma ho il cuore malato e so che guarire. Fine primo giro, inizia l'altro giro. Non dire no. No. E ricomincia sempre, ok? Quindi, se io voglio fare un bel brano blues, devo... conoscere intanto il giro del blues, ho a che fare con una cosa ripetitiva e come faccio a non renderlo lagnoso? Devo creare delle cose che destano attenzione, per esempio, o metto un testo particolare, metto una parola che è anche una parolaccia, a un certo punto dico cazzo, che però fa, scusate, no? Però tanto adesso si può dire. Oppure musicalmente come faccio? Creo una tensione, cioè a un certo punto, infatti il brano di Battisti, se io vado avanti, a un certo punto sentite che cresce come volume, cresce come intensità, non rimane sempre uguale. Sentite che è entrata la batteria? Qui c'è la chitarra sotto che fa... È diversa dalla prima strofa, eh? La musica è sempre uguale. Urlo, urlo che mi sveglia. È entrata la chitarra sotto. E... Ok, va bene, poi questo. Tralasciando adesso il blues, andando più nel pop, no? Nel pop io intendo tutto quello che è musica popolare, perché pop viene da questo, quindi anche il rock, una volta il pop era il rock, adesso sono due generi diversi, no? Però tutto ciò che è musica leggera praticamente. Ecco, per esempio, questa è una cosa che magari è, riguarda anche molti di voi se scrivete canzoni. Il blues è già un genere di nicchia, ma il pop appunto... ha un suo linguaggio e in genere si parte magari da una cellula che ho in testa, no? Adesso ho preso un brano di Vasco Rossi così. Io e te dentro un bar a bere, a ridere, ok? Questo era il ritornello. Dice, io ho in testa questa cosa, allora come faccio? Questo potrebbe essere un ritornello perché è breve, incisivo perché rimane in testa. Io e te, io e te. Ormai ho suonato anche a dei matrimoni, me l'hanno chiesta anche in chiesa questa canzone, perché comunque insomma, è un brano intelligente, perché parla, no, in maniera semplice, ma in realtà tutto Vasco è così. Vasco, lui stesso dice, io ho preso i cantautori, vengo dai cantautori, vengo da Guccini, no, da Lucio Dalla, però l'ho adattati agli anni Ottanta, quando non, per dire una cosa non serviva di dire tutta la frase. Ormai la gente la dovevi acchiappare con... poche parole, no? E quindi io ho condensato, questa è la genialità di Vasco, quindi lui tutta la carriera l'ha basata su questo. Quindi io e te, dentro un bar a bere e a ridere, questa è più semplice di così, no? Ecco, quindi quando noi ci viene in testa qualcosa del genere, magari se sentite che è una cosa incisiva,
semplice, allora automaticamente questo può diventare un ritornello della vostra canzone. Il ritornello è la parte appunto che la gente, che ne so, dice come fa quel brano e uno dice, ah, io e te, quello lì, sì, mi ricordo quel frammento, ecco, quello è il ritornello, cioè la parte più popolare, insomma, più che rimane più in testa. Quindi, ovviamente, non è che possiamo fare una canzone solo con io e te, io e te, io e te, se no, come facciamo? No? Allora, quando abbiamo chiaro un ritornello, la cosa che dobbiamo fare è andare a costruire le strofe, cioè le strofe sono la parte più discorsiva invece del brano, che quindi mi permettono di utilizzare anche più parole e mi permettono di arrivare poi all'esplosione del ritornello, no? Oppure viceversa, mi viene in mente una bella frase, no? Una frase poetica. Marco, scusa, stavi dicendo qualcosa? Ok. No, ho in mente una bella frase poetica e dico, che bello, questa potrebbe diventare una canzone, però è fatta di tante parole. Allora che faccio? Inizio a scrivere le strofe con queste frasi, magari più discorsive, e a quel punto dico, adesso devo trovare un ritornello, devo trovare qualcosa di incisivo, semplice, che però sia il manifesto di questa canzone. Ok? Quando trovate ritornelli con troppe parole che non si distinguono dalla strofa, lì vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, parlando di musica, la strofa spesso, cioè tutta la canzone si basa su un giro musicale, il cosiddetto giro, no? Avete mai sentito dire il giro del Do, no? Negli anni 60 si scriveva tutto un po' così, no? You shaggy la baby now, twist and shout. Sentite che è lo stesso giro, no? Che si ripete. Quindi, magari un giro di due accordi, quattro accordi. Il giro classico di adesso, come ho detto prima, è la minore, fa, do e sol. Questo è un grande classico. Ma perché? Perché funziona. Dite, vabbè, è la stessa cosa da 10 anni, perché funziona evidentemente. Però ecco, quindi, condensando tutto quello che vi ho detto, il brano deve avere strofe e ritornello, almeno, se no funziona. Almeno che non sia un blues, come ho detto prima, che allora create la tensione in un altro modo e lo ripetete sempre uguale. Un brano classico, diciamo pop classico, deve avere almeno delle strofe e un ritornello. Quindi che si devono differenziare. Strofa più discorsiva, ritornello più incisivo, ok? Allora, tornando al giro, voi potete utilizzare anche lo stesso giro per entrambe le strofe. Per esempio, appunto, il brano di Vasco utilizza lo stesso giro sia per le strofe che per il ritornello. Quello che cambia è appunto poi l'esplosione, no? Arriva a un certo punto sto ritornello che fa, semplifica tutto, tre parole che appunto si discostano da magari le tante parole della strofa e entra per esempio, qui andiamo più nell'arrangiamento, entra la chitarra elettrica distorta che dà quella botta, no? Che ci fa capire che succede qualcosa di nuovo. Ok? Adesso ve lo faccio sentire, tanto lo conoscerete già. Che potremmo fare io e te, Questa è la strofa, no? non Sentite si che... vuole Aspetta. che immaginare, Ecco. sai, ho pensato Tante sempre parole, ma il di giro è lo stesso. continuare, che non sei mai stata mia, me lo ricordo sempre che non è successo niente, Ecco. dovevi sempre Ritornello, sentite che cambia. Chitarra elettrica. Poche parole. Preciso. Ecco. È impeccabile,
impeccabile. Io e te come nelle favole, finito. Ok? Quindi se non è un ritornello questo, è chiarissimo. Poi Vasco può piacere o non piacere, ma questo è. Allora, quindi abbiamo detto importanza della strofa che si deve differenziare dal ritornello, perché tanti, cioè, io vedo anche con i miei allievi, io gli dico, partiamo dal ritornello, qual è il ritornello? Cioè, non è chiaro, no? Bisogna dare un nome a queste cose, quindi strofa, parte discorsiva, ritornello, parte più yeah, diciamo. Allora, poi c'è un'altra parte del brano, invece, che si chiama, fino agli anni, cioè gli inglesi, no, la chiamano la middle eight, cioè eight, perché sono otto battute in genere, di mezzo, middle eight, cioè qualcosa che quando io ho ascoltato la strofa, il ritornello, poi in genere la struttura dei brani si inizia, no, strofa, strofa, ritornello, strofa, ripetuta volendo di nuovo e poi di nuovo un ritornello, però ecco, a meno che non voglio fare un brano breve o un brano volutamente più semplice, a un certo punto ho l'esigenza di creare qualcosa di nuovo, sennò mi ripeto troppo, no? Quindi questa cosa la rimedio, diciamo, musicalmente, magari metto un solo di chitarra, spesso si faceva nei brani rock, no? Negli anni 70-80, quando andava di moda sentire la chitarra elettrica, no? I Deep Purple, no? Ci morivano per gli assoli, no? Che duravano anche 10 minuti. Adesso se fai un assolo, metti un assolo di chitarra in un brano, vado avanti, perché, no? Sono modi proprio, i gusti del pubblico che cambiano. Però, ecco, un buon espediente per cambiare, per far succedere qualcosa di nuovo in un brano, quando io ho già fatto sentire strofe e ritornello, può essere una parte strumentale, quindi mettere un assolo o mettere una parte, che ne so, accordi che cambiano così, oppure, che ne so, a un certo punto rimane da sola la batteria e metto una parte rappata. Insomma, ci sono delle soluzioni che però tutte queste rimandano a questa idea, cioè qualcosa deve cambiare. Allora io ho quello che oggi si chiama bridge, il cosiddetto bridge, penso che qualcuno l'avrà sentito dire, no? Facciamo dal bridge, vuol dire la parte del brano che cambia, ok? Che cambia e è un frammento fine a se stesso, che serve per staccare un po', per far riposare le orecchie, e poi dopo, finito questo bridge, basta, si ripete di nuovo, magari il ritornello, quindi mi riaggancio a quello di prima, oppure ripeto di nuovo la strofa e quindi ricomincio, però almeno mi ha aiutato a staccare un attimo. Quindi il bridge è una cosa breve, ma molto efficace. Per esempio, adesso prendiamo anche un brano di Lady Gaga, che questo conoscerete tutti, lo metto, vi faccio sentire. Mi sentite quando parlo mentre c'è la musica? Ok. Adesso, questa è la strofa, no? Sentite tante parole. Sentite che è lo stesso giro sotto sempre, eh? And in the bad times I feel myself. Intervento strumentale, stacco le strofe, faccio respirare il brano. Seconda strofa, entra lei. Ripete tutta la strofa. Sentite che è entrato il pianoforte sotto? Qualcosa sta cambiando. Sto andando al ritornello adesso, eh? Esplosione. Cambio di accordi. Eccolo qua.
Ok, vabbè, adesso tanto la conoscete il brano. Questo era il ritornello. A un certo punto, per non ripetermi, succede qualcosa di nuovo. Quindi la strofa è... Ok, questo l'abbiamo capito. Il ritornello. Ok. Quando l'ho fatto due volte sto giochino, che faccio? Allora metto il bridge. Infatti lei che sa scrivere benissimo. Ecco, qui ha ripetuto di nuovo. Sentite adesso come cambia proprio il mood. Succede qualcosa che non c'entra niente con quello che è già successo. Sentite? Sto preparando. E adesso finalmente torno al ritornello. Eccolo. Ok. Ok, quindi avete sentito che non è niente a caso nella scrittura musicale, ma bisogna avere le idee chiare, ok? Non è che lei è venuta così, no. C'è uno studio, a parte che lei è musicalmente pazzesca, è, insomma, orecchio assoluto, eccetera, ma sa scrivere, ma come sa scrivere anche, cioè, non tutti, però molti anche ragazzi giovani che abbiamo adesso, no, che sono su al successo, comunque scrivono in questo modo, quindi non è che dite vabbè adesso vado a orecchio, prendo la chitarra come mi viene, no, bisogna avere le idee chiare. Come avete sentito appunto, lei è, questo brano ha creato una tensione dall'inizio alla fine che non mi ha mai annoiato, è veramente efficace. Allora, adesso gli ultimi 20 minuti parliamo invece dell'aspetto dell'arrangiamento, che è un po' la veste finale del brano, perché appunto Lady Gaga magari... sentite la chitarra? Ok, non so se mi vedete, vabbè, ho la chitarra, ma cioè, l'idea del brano, magari lei è andata, non so, si è alzata una mattina, ci ha avuto quest'idea, stava facendo altro, ma per strada, insomma, possono venire le canzoni in mente, quindi che faccio? Parto da un'idea che ho in testa, magari cerco di accompagnarmi. Questa potrebbe essere l'idea da cui voi partite. Come vi ho detto, poi procedete a un ritornello, dico, vabbè, qui qualcosa deve cambiare. Ok, qui do per scontato che tutto questo lavoro di cui abbiamo parlato finora voi l'abbiate fatto. Adesso io mi ritrovo un brano, però cantato voce e chitarra, che... magari se siete, che ne so, Tom Waits, insomma, che ha una voce particolare, no? Potete anche proporlo così com'è, nudo e crudo. Adesso molti lo fanno, però, diciamo, può essere un brano all'interno di un album che è così, oppure, che ne so, vi chiamano a fare un concerto, fate il momento intimo e allora gli fate un brano tutto voce chitarra, un po' alla Bob Dylan. Però anche Bob Dylan a un certo punto ha messo dentro la band, perché se faccio tutto un concerto solo voce e chitarra, cioè, o sei veramente bravo, oppure insomma devo basarmi su altri elementi musicali che non mi fanno annoiare e che mi aiutano nel discorso musicale che sto facendo. Quindi, per esempio... Devo diciamo arrangiare questo brano, la cosa più semplice è arrangiarlo intanto per una band, no? Quindi sentite l'inizio di questo di Lady Gaga. Sentite questa parte dove non c'è la voce. Non sta cantando. E poi inizia. Questa che cos'è? È quella che si chiama intro, cioè introduzione, no?
Quindi questo è un frammento solo musicale, non fa parte del brano cantato. Quindi questa cosa è stata aggiunta o prima o dopo, però comunque è un frammento che mi serve per introdurre qualcosa. Se il brano fosse iniziato subito, cioè, poteva anche avere il suo effetto, però dicevo, cavolo, doccia fredda, subito così, no? Quindi che faccio? Io preparo musicalmente l'entrata della voce. Quindi un espediente classico, una soluzione classica può essere anticipare solo in maniera strumentale i primi accordi del brano. Così creo l'atmosfera e poi inizio a cantare. Tell me something more. Ok? È, diciamo, più morbido, no, il passaggio. Adesso io procederei, vi faccio vedere velocemente che significa arrangiare. Anche questo fa parte dell'arrangiamento. Quindi io ho aggiunto un frammento musicale a una canzone che già era finita, però per renderla più efficace, allora la arrangio, cioè la adatto in base all'organico. Anche qui fondamentale è il genere che io faccio, perché se faccio musica metal non posso pensare alla chitarra, cioè al sound magari dei Beatles, no? Cioè, devo arrangiare un brano pensando che ci saranno delle chitarre distorte, no? Che saranno cattivissime. Viceversa, se io ho scritto un brano di genere cantautorale, per esempio, che ne so, un brano alla De André, Samuele Bersani, insomma, adesso parlando di personaggi più recenti, in quel caso, ecco, se io ci metto le chitarre metal, insomma, non è che proprio è il massimo, no? Quindi arrangiare significa anche questo, individuare il pubblico, individuare quello che sto dicendo nel testo e far coincidere la musica il più possibile, veicolare quello che voglio dire, ok? Perché se io canto De André, finirà, no, aspetta, questo chi era? Non era De André, vabbè. Comunque, ricordi, bocciava le rose con le nostre parole. Ecco, questo è un brano che, per sua natura, essendo un brano intimo, dovrà avere una sonorità morbida, perché se io ci metto la chitarra distorta sotto degli Iron Maiden, perdo tutto, cioè non faccio giustizia né a De André né agli Iron Maiden, perché giustamente il metallaro mi dice, ma mi fai il metal e poi mi fai questo testo un po' così, no? Allora, quindi l'arrangiamento è fondamentale per la costruzione di un brano. Adesso io brevemente vi faccio vedere un po' come lavoro io, se vi può interessare. Condivido lo schermo. Secondo, condividi suono. Stereo. Ok, adesso io vado su GarageBand, che è il programma, insomma, del Mac per scrivere musica, che ve lo ritrovate di default. Allora, condividi. Vedete la schermata? Sì. Sentite il pianoforte, per esempio? Ok, allora, adesso prendiamo un brano che ha fatto la storia. Molto semplice come accordi, ma efficace, scusate, che Let It Be dei Beatles, che spero molti di voi conoscano, perché non è più scontato ormai. Ecco, Let It Be, io adesso mi registro. Let It Be parte da un'idea molto semplice, quella di quegli accordi di cui vi parlavo: Do, Sol, La minore, Fa. Ma magari Paul McCartney, quando l'ha scritta, se l'è canticchiata così. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Ok? Però ecco, da qui al risultato finale, se voi ce l'avete in testa, l'avete ascoltata, diciamo ce ne corre, no? Quindi McCartney che ha fatto? Vediamo un po' come suona meglio. Siccome questa è una preghiera, in realtà è un brano gospel, Let It Be. Infatti parla, no? C'è un testo molto bello, anche religioso, diciamo, a suo modo. Allora, come faccio a renderlo nel migliore dei modi? Utilizzo magari degli strumenti che mi aiutano in questo, un pianoforte, un organo. Infatti, in Let It Be c'è il pianoforte e l'organo. Per esempio, adesso io mi registro
la mia base di pianoforte, quindi io sto iniziando ad arrangiare un'idea che avevo solo in testa, o voce chitarra magari. Allora, sto registrando. Ok, avete sentito il piano? Si sente? Ok, allora adesso io mi sono fatto la mia base. Noi siamo fortunati ora perché abbiamo questi nuovi programmi, ma i Beatles facevano tutto con i nastri ancora, eh? Quindi se uno si sbagliava era veramente un casino. Ok, adesso io canto sopra. Ovviamente l'ho tutta accorciata, ho fatto Let It Be Express, adesso canto strofa, ritornello, tutto di fila. Scusate. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, oh, let it be, speaking words of wisdom. Let it be. Ok, questa è la mia idea già sviluppata rispetto a prima. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words. Ok, però diciamo, io manca qualcosa ancora, no? Quindi, per esempio, questa è la strofa, no? Il ritornello, ormai l'avrete capito, è quando dice let it be, let it be. Ok, sempre la stessa frase. Ok, io qui adesso devo far cambiare qualcosa musicalmente. Che faccio? Nel mio arrangiamento metto un bel organo che riempie e dà solennità al tutto. Ve lo faccio sentire da solo, non so se si distingueva nel tutto. Eccolo qua, Sentite che a un certo punto arriva la botta, perché io vengo da questo. Posso agire anche con le voci, con i cosiddetti cori, no? I cori che adesso si fanno un po' meno, negli anni 60 erano molto utilizzati. Quindi, per esempio, posso mettere delle voci che fanno dei controcanti. In questo caso, con una semplice A, che però fanno, diciamo, esplodere il ritornello. Provo a metterli, Non vi mettete a ridere, perché sono voci un po' alte per me, ma... ok? No, non ha registrato, scusate, lo rifaccio. Non registra, perché mi fai questo, maledetto? Scusate. Problemi tecnici. Ok, se lo sentiamo da solo fa ridere, ma è questo. A basso.
chiaro, no? Metto un'altra voce, per esempio, che aiuta questa, se no da sola sembra che uno c'ha i dolori, invece la giustifico con un altro coro sotto, così facciamo effetto coro, appunto. Ok, sentite insieme i due cori. Ok, sentite nell'insieme. Sentite che come è cambiata, no? Dall'inizio il brano. Posso mettere il basso a un certo punto. Questo è il grande basso di Paul McCartney. Basso, uno strumento che hai più sconosciuto. A che cosa serve il basso? Serve a, appunto, creare le basi. Quindi tanti mi dicono, ma io non capisco qual è lo strumento, non lo sento nei brani, non lo senti perché è, diciamo, nascosto sotto, però si sente se si fa caso, no? Lo sentite? Sentite, no? Fa le note basse, appunto. Quindi provo a mettere adesso, registro il basso, per dare più stabilità al tutto, no? Quindi, per esempio, qui, andiamo da capo. When I find myself in times of trouble, mortal man comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be. Non so se l'avete sentito, ve lo faccio sentire da solo. Ok, adesso volendo posso completare il tutto con una bella chitarra rock. Quindi, secondo che l'attacco. Scordata, ma tanto per quello che serve a noi adesso va bene. Allora, posso mettere un... No, scusate. La faccio entrare nel ritornello. Ok. Allora, sentite adesso come era prima, no? Per darvi un'idea. Questa era l'idea, la mia idea iniziale. Sentite che cosa significa aver creato un arrangiamento. Thank you.
Ok. Chiaro? L'importanza appunto anche della veste finale del brano. Quindi abbiamo detto, quindi, ricapitolando, coerenza nella scrittura del testo, adattare il testo alla melodia se appunto ho una melodia preesistente, oppure viceversa creare una melodia che stia bene su un testo. E, ma tanto vedrete che dovrete sempre limare qualche parola, adattarla. Essere coerenti nell'argomento, essere coerenti con il genere che andate a fare, come ho detto prima, no? Se scrivete un brano metal, magari potete mettere un certo tipo di testo, un certo tipo di melodia, anche urlata. Se scrivete una ballad, cioè un brano molto intimo, non potete urlare, se no la gente pia un colpo. E quindi, ecco, sempre tenere a mente dove andate. Entrando nello specifico, quindi nel tecnico, un brano, il blues, diciamo, è a parte, quindi abbiamo visto gli espedienti per far crescere un brano blues, quindi l'importanza del testo e magari tutte soluzioni musicali, come assoli di chitarra, urli, perché no, voce che desta l'attenzione. Andando invece nel pop più classico, quindi rock, pop, eccetera, eccetera, tutti gli altri brani di adesso, dovete invece differenziare le strofe da un ritornello. Questo c'è anche nella trap, c'è nel rap, no? Quando nel rap, diciamo, la particolarità è che ci sono molte parole, no? Anche dette velocemente. Però a un certo punto deve arrivare quel motivetto, no? Che poi dico, oh, questa è la canzone, no? Che la riconosco. Okay? Magari noi la sappiamo tutta a memoria perché ci piace. Quindi non vuol dire che la strofa è meno importante del ritornello. Però appunto a un certo punto, dopo che ho detto milioni di parole, a un certo punto devo semplificare, essere incisivo. E arriva il ritornello, se no ho fatto semplicemente una lettura, cioè una declamazione di tante parole, però se la vogliamo chiamare canzone, non so quanto sia, cioè, la potremmo chiamare in un altro modo, no? Magari un brano teatrale, no? Il nostro Marco Panfili lo potrebbe recitare a teatro, però ecco, una canzone per essere efficace deve avere questi elementi. Per staccare, no? Per creare più dinamica all'interno, possiamo inserire il bridge, che è fatto appunto sia di musica che di testo, la parte in cui il brano cambia per poi riprendere tutto il discorso che ho fatto prima, e poi possiamo mettere infine per quanto riguarda l'arrangiamento vari espedienti musicali, quindi un intro, anche un intro finale, cioè un outro, quella che si chiama outro in inglese, cioè quella serie di battute, magari anche solo strumentali, come per esempio Let It Be, no? Avete sentito, io faccio tutta la mia cosa. Let it be, let it be, let it be, let it be, speaking words of wisdom, let it be. Come finisce Let It Be? Così. Ecco, questa qui è un outro, cioè una parte strumentale che collega la fine del canto con il finale del brano, che mi fa capire che il brano è finito. E poi, parlando dell'arrangiamento, abbiamo visto come cambia decisamente un brano dall'inizio, da un'idea iniziale alla fine. Quindi, quando io ho fatto tutta la mia bella struttura, ho trovato il testo che funziona, le strofe, il ritornello che funziona, allora vado con l'arrangiamento finale. Può rimanere voce chitarra, va bene, però dovete essere efficaci in questo. Okay? Non deve dare l'idea di un brano che non è finito, perché non avete avuto voglia, no? Ecco, se lo fate chitarra e voce dovete essere veramente catturare l'attenzione del pubblico. Oppure utilizzare tutti questi elementi, quindi se avete una band, avete il bassista, vi inventate una linea di basso che magari ovviamente deve coincidere, no, con il giro di accordi che ho fatto. Se avete il batterista, anche lui dovrà... Ecco, adesso apro una piccola parentesi. Uno dei grossi problemi delle band, soprattutto inesperte, è quando un membro vuole sopraffare l'altro e non c'è invece l'idea di un servizio che si fa per, cioè, tutti per uno, cioè nel senso, quello che deve essere efficace è la comunicazione del brano, che sia vostro sia una cover, però
tutti devono concorrere a questo, perché se c'è il chitarrista che alle prove anche suona con i volumi e vi ammazza le orecchie, non sta, non è, cioè non vi sta facendo un gran lavoro, ok? Perché quello lì è protagonismo. Allora vai da solo, metti le bassi, fai i pezzi di Joe Satriani. Però ecco, questo ha una, costruire un brano ha dei risvolti anche proprio nel pratico, poi nella prassi esecutiva, sia nelle prove che nell'esibizione. Quindi tutto deve concorrere a rendere un testo, una melodia più efficace possibile. E la batteria si deve adattare, anche i batteristi che sbattono, che coprono tutti, che fanno col doppio pedale i virtuosi, va bene, sì, se fai metal va bene, però se stai facendo un altro genere non puoi essere tu il protagonista, la batteria deve accompagnare. Infatti se sentite i dischi di una volta, fino agli anni 60, la batteria veniva messa molto più dietro rispetto a oggi come audio. Questa è una cosa che riguarda magari più l'aspetto dello studio, no? della registrazione. Però ecco, per dire che fare un brano fatto bene, insomma, necessita di tanti elementi, sia in fase di scrittura, sia in fase di veste finale che di esecuzione. Ecco, sono le 11:30, io se avete insomma delle domande, voi se avete delle idee, dei brani da cui volete partire, fatemi... Sì, intervenite pure. Intervenite pure chi vuole, avevamo detto già via mail che c'era possibilità, insomma, di avere, per chi avesse delle idee, di poter sviluppare poi insieme a Lorenzo. Quindi se qualcuno ha delle domande, dei chiarimenti, le può comunque... Sì, sì, ecco, io magari ho parlato troppo, sono stato poco chiaro su delle cose, ecco, ditemi, chiedetemi quello che vuoi. No, poco chiaro no, per me per esempio... Adesso finché magari ne aspettiamo una domanda, sì. Io che sono poco al dentro del conoscitore della musica, della costruzione proprio della musica, sì. Delle nostre, quindi per fare un lavoro del genere ovviamente bisogna essere musicista, conoscere bene la musica e studiare, come dicevi all'inizio, insomma, comunque, perché altrimenti non ci si può improvvisare compositori e tantomeno... Non è che adesso non è che volevo dire che bisogna essere diplomati in conservatorio, però no. Ecco, piccoli accorgimenti che appunto, perché tanti dicono io scrivo i pezzi però non piacciono, no? C'ho un amico che mi manda anche lì tanti brani, ma non li sa scrivere perché non conosce queste cose che poi sono semplici in realtà, no? Però appunto averle chiare aiuta molto poi a... Sì. Beh, come in tante cose, conoscere le regole per poi romperle. Cioè, esatto. Certo, no, ma poi, allora io non ho detto che questa non era la Bibbia della scrittura musicale, certo. No, perché sennò avremmo scritto canzoni sempre uguali a se stesse, no? Però ecco, io posso rompere uno schema se lo conosco, perché se vado alla cieca così come mi viene, non rompo niente, rompo forse le scatole. A esatto. Però ecco. Si può, cioè, magari un brano risulta geniale perché dice vabbè, qui tutti ci saremmo aspettati un ritornello, un secondo ritornello, no? O un bridge, invece no, quello si è inventato, ci ha messo, che ne so, ci ha messo una parte rappata che non mi aspettavo. Ecco, questo magari è un rompere, una cosa che ti aspetteresti. Ecco, Carlo fa una domanda e dice: a me piace molto Nat King Cole. Può considerarlo un esempio di musica scritta alla solita maniera? Allora, Nat King, alla solita maniera, non so se intendi come abbiamo detto stamattina, cioè strofa e ritornello, non lo so. Allora, Nat King Cole è stato più che altro un esecutore, perché diciamo adesso. Ok, no, stavo leggendo, scusa. Adesso c'è molto l'idea del cantautore. Quasi tutti, cioè molti di quelli che vanno su, scrivono e si cantano i propri brani. Però in realtà una volta invece non era così. C'era l'autore e il compositore che facevano un lavoro. C'è anche adesso, perché tanti autori, per esempio per Sanremo, no, fanno quello di lavoro, cioè scrivono brani per altri. Anche perché... è un'arte, cioè non è detto che uno che sa che sia un bravissimo esecutore, come per esempio lo era Battisti, cioè Battisti scriveva i brani insieme a Mogol, perché la forza
delle canzoni erano la sua parte più musicale, con la sua voce particolare, a volte non intonatissima, e i testi di Mogol, magari se... cioè, era una combinazione vincente, quindi in passato c'era molto di più di adesso questa cosa di essere esecutore. Comunque Nat King Cole è stato, vabbè, una delle voci che hanno fatto la storia. Lui era un creolo, mi sembra, cioè una... aveva un po' questa etnia particolare, no? E... però si era messo a fare la musica poi, cioè, come andava di moda tra i bianchi, quindi cantava musica di origine black, ma per i bianchi, con questa voce molto calda, no? Molto alla Frank Sinatra. Poi vabbè, lui ha una voce tutta sua, però sì, può essere considerato un grande classico, sicuramente. I brani che cantava sono fatti così, cioè strofa, ritornello, se volete ne possiamo ascoltare un pezzetto. Call, per esempio, ecco, guarda, questo è interessante. Prendiamo questo brano, Love. Questo è un brano che penso conoscerete perché è stato usato tante volte anche per pubblicità. Questo brano è un esempio di musica black, perché si ripete in realtà sempre uguale. Cioè... adesso lo sentirete molto meglio di me che la canta, però ecco, ha una struttura sempre uguale. Come faccio a non renderlo noioso? Sentirete che a ogni giro si aggiungono degli strumenti e si alza di un semitono, cioè diventa più alto di tonalità. Così crea appunto questa salita, perché se avesse fatto 5 strofe sempre uguali e dopo un po' alla terza basta, finito, no? Ecco, sentite, questa domanda ci ha aiutato a capire meglio questo discorso. Data la pubblicità. Sì, cosa vuoi capire? Non puoi guadagnare come un uomo. O fai figli o lavori. Vista così, sarà cercata. Basta con questi. Abbiamo beccato l'annuncio più lungo della storia. Con Linus. Ok. Intro, sentite l'intro? Non c'è ancora voce. Inizia la strofa. Questo è ancora tutto il giro che deve finire, eh? Ecco, sentite adesso, questa è finita, è il giro che sale. Anzi, qui ci ha messo addirittura la solo di tromba per staccare. Questo fa parte dell'arrangiamento, per esempio. Sale e ricomincia, però più alto. Non ci siamo mai annoiati finora. Che poi qui ripete anche il testo sempre uguale, quindi a maggior ragione dobbiamo variare qualcosa. Sentite come aumenta adesso gli strumenti? Sono entrati i fiati. Ecco, sta andando verso il finale. Sta ripetendo l'ultimo verso per far capire che è finito. Outro, finale. Thank you.
E vabbè, il grande Nat King Cole. Ok, quindi qui c'erano un po' i vari elementi. Ok, grazie a voi, grazie a te per le domande. Bene. E non so se c'è qualcun altro che è curioso, se c'ha anche una che fischietta magari da un po' di tempo una melodia sotto la doccia che gli viene in mente da poter sviluppare. Non credo che, penso che tutti abbiamo, mentre facciamo altro, non so, non solo la doccia, magari no, proviamo a canticchiare. Ok. Va bene, che dire, se non ci sono altre domande, io non c'ho curiosità, abbiamo fatto veramente un bel excursus, vedere come approdare, affrontare una costruzione. Quindi abbiamo capito anche che le parole sono importanti, come diceva nel film, non mi so bene il nome adesso, le parole sono importanti e anche gli accenti, quindi c'è anche una conoscenza di fondo, insomma, anche della dizione, la costruzione. Sì. E quindi la musicalità, secondo te c'è una lingua più musicale di un'altra, come magari può essere, non so, il napoletano viene sempre considerato una lingua musicale per antonomasia, no? Qui apriamo un discorso. Allora, l'italiano sicuramente è molto musicale, no? Come lo spagnolo, non a caso era la lingua, cioè, i poeti medievali, no? Scrivevano, vabbè, in provenzale, che però era molto simile, no? Alla nostra sonorità. E i poeti siciliani, no? Quindi l'inglese era una cosa per tanto tempo considerata più dura, il tedesco ancora di più, tant'è che l'opera fino all'Ottocento si faceva in italiano, a volte in francese, ma l'opera italiana, noi eravamo famosi nel mondo perché anche i compositori stranieri scrivevano in italiano, perché è una lingua molto musicale per quel tipo di musica. Poi dopo con Wagner nell'Ottocento lui ha introdotto l'uso del tedesco, però è veramente, insomma, un po' duro. No, vabbè, in realtà anche Bach nel Settecento lo utilizzava, però più per testi religiosi, quindi con una funzione precisa, cioè musica per un certo uso. Però ecco, se uno doveva pensare al bel canto, all'opera, allora la lingua più naturale era l'italiano. Ma questo è dovuto a cosa? Al fatto che ci sono più vocali, quindi sì, la vocale... Sono molte vocali aperte, molto, no? Anche le vocali alla fine della parola, no? Ecco, questo però di contro può essere ai nostri giorni il limite dell'italiano, invece se siccome la musica appunto leggera, come dicevo prima, ha subito moltissimo l'influenza della musica black. La musica black invece, appunto appartenendo a un altro mondo, utilizza un altro linguaggio, no? Che è la lingua, vabbè, americana, inglese, e è fatto anche di un modo di scrivere più ritmico, più incisivo. Cioè noi che ne so, parlami d'amore, Mario, sentite com'è rotonda, no? Invece, che ne so, adesso mi viene in mente che Come Together dei Beatles. You come on flat top it got Roving up slowly in one. Ok, sentite come ta-an, ta-an, è tutto stoppato. Se io utilizzo delle parole come le nostre italiane, che hanno anche le sillabe finali, cioè le vocali alla fine, non sono efficaci, perché mi serve una parola che si stoppi prima. You come on, flat top, he come. Ok? Invece in italiano, cioè si mette le parole italiane... Ta 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 ta, il nostro suono, spesso le nostre parole sono ta 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 ta, no? Questo per esempio è un esempio di fonetico, adesso vabbè. Però, e quindi si presta a un tipo di scrittura musicale. Però una cosa molto interessante è che il napoletano invece, siccome ha le parole stoppate, guaiù, viene acca, così, è molto più simile all'inglese, nonostante sia molto lontano ovviamente, no? Però si presta molto di più per essere utilizzato, per esempio, perché i rapper napoletani funzionano, perché rappano in una lingua che, se tu non ci fai caso, potrebbe sembrare
che stanno facendo, utilizzando uno slang americano, perché appunto è fatta di parole stoppate molto ritmiche, e non a caso per esempio Pino Daniele perché scriveva, perché faceva il blues in napoletano, perché funziona. Se vai a mettere un testo italiano su un blues, no, funziona veramente male. Cioè ci ha provato Neffa ogni tanto a fare il soul in italiano, però è sempre il risultato un pochino caricaturale, non c'hai l'idea di quando lo senti, no, fatto dagli americani. Invece, per esempio, un brano di Pino Daniele, che ne so, Yes I Know My Way, lì, cioè funziona perché appunto la vocalità napoletana è fatta di parole stoppate molto simili allo slang americano. Ecco, questo era interessante. Bene, sì, interessante. Sì. Va bene. E se non abbiamo altre domande, altre curiosità, allora, che possono... No, se mi volete poi, magari, ecco, aggiungetemi su Facebook, su Instagram. Che... Certo. E magari se avete qualcosa che mi volete chiedere privatamente, no? Ecco, mandatemi un messaggio, insomma, quando volete, io... quando posso, allora, quindi i tuoi riferimenti sono... i tuoi riferimenti social sulla tua pagina, c'hai una pagina, sì, Facebook o un tuo contatto, sì, personale? Allora, vabbè, ho la pagina Facebook Lorenzo Cannelli Music, che è collegata a quella di Instagram Lorenzo Cannelli Music, sì. E poi ho il profilo personale di Facebook, che comunque, se volete chiedermi l'amicizia, insomma, io lo uso molto anche per questi lavori, ecco, musicali, insomma. Bene. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci presto, magari, per un'altra... Ti aspettiamo qua negli studi a fare una visita per vedere gli spazi. Sì, sì, sì. Va bene, Marco. Grazie a tutti voi. Ecco. Ecco, saluti. Grazie, ciao, ragazzi, per aver partecipato. Ragazzi, ragazze, sì. Sono... Eravate... Loro sono del laboratorio musicale? Fanno parte gran parte del liceo Casimiri di Gualdo Tadino, sì. Okay. Non so se tutti sono nel laboratorio musicale, questo okay, non so. Okay. Poi quest'anno un po' di problemi con pandemie varie, hanno ricominciato adesso, credo, a ritornare a scuola. Va bene. Grazie a tutti di aver partecipato. Qui finisce l'avventura dei webinar di questa formazione che abbiamo portato avanti, queste 5 puntate. Ricordo di andare a vedere sul nostro canale YouTube i webinar passati, ma ci sarà anche questo a breve, caricheremo anche questo con Lorenzo. E ricordo la nostra pagina Facebook, anche Wald Music Studio, anche noi abbiamo il nostro profilo Instagram Wald Music Studio, per chi volesse seguirci. Ricordo ancora inoltre che è possibile anche utilizzare la sala. Il progetto prevede in questa fase che ci sia l'utilizzo per i ragazzi dai 17 ai 35 anni di poter utilizzare gli studi in maniera gratuita. Quindi è una bella occasione. Purtroppo la pandemia ha ridotto molto questa cosa, però adesso piano piano sembra che si stia riaprendo e ci sia opportunità. Quindi, per chi volesse mettere in pratica le cose che abbiamo visto in questa serie di eventi per la formazione, ci può contattare. Grazie, Lorenzo. Grazie ancora. Ciao, ciao. Molto interessante. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao.